L'ingrediente speciale della ricetta di oggi è il caniwa. Il caniwa è un'eccellente fonte di proteine, non contiene glutine e offre molti amminoacidi essenziali ed ha anche un'alta concentrazione di ferro. Come potete notare, i semi del caniwa sono molto molto piccoli, più piccoli di quelli della quinoa, molto simili all'amaranto, ma ancora più piccolini. E a differenza della quinoa, i suoi semi non contengono le saponine, per questo motivo non risulteranno mai amari, quindi non è necessario sciacquare questi semi prima di cuocerli. Adesso passiamo alla nostra ricetta e cuociamo questi Io ho semi. fatto cuocere il caniwa nel doppio della sua acqua. Io qui ho cotto 200 g di caniwa e quindi ho utilizzato il doppio della quantità di acqua. L'ho fatto cuocere da quando ha cominciato a bollire per 10 minuti, dopodiché ho coperto con il coperchio e ho lasciato che i semi continuassero la cottura con l'acqua che era rimasta assorbendola completamente. Questo è il risultato. Come potete vedere, i semini sono molto piccoli anche dopo che si cuociono. Ho anche cotto 100 g di carote, 100 g di piselli, li ho fatti bollire in un po' di acqua calda e adesso li aggiungo al caniwa. Ho fatto cuocere anche 200 g di patate, li ho fatte bollire, adesso li andrò a schiacciare con lo schiacciapatate e ad aggiungere al resto degli ingredienti. Ho unito anche del pepe nero e del sale. Comincio ad amalgamare tutti gli ingredienti. Possiamo dare la forma alle nostre polpette con il caniwa. Dato che tutti gli ingredienti sono cotti, sarà sufficiente dare la forma alle nostre polpettine, impiattarle e mangiarle. Se desideriamo possiamo anche provare a passarle in forno, ma già così sono ottime. Eccole qui, pronte. Quindi ben venga questo piccolo seme dalle grandi proprietà, il caniwa, che è adatto per noi che abbiamo deciso di seguire un'alimentazione vegana e che quindi è un'alta fonte di proteine. Spero che vi piacciono. Se avete altre ricette, sempre da preparare con questo seme, fatemene sapere perché è un seme con il quale ho voglia di sperimentare un po' di cose. Per me è stata una scoperta, l'ho scoperto solo poco tempo fa. Bene, alla prossima video ricetta e buon appetito a tutti!